abbiamo saputo, guarda, non ti dico, è stato una festa generale, non ci possiamo credere. Infatti adesso ci stiamo organizzando e apriremo tutti i piani, perché con l'affluenza di credenti che arriveranno sarà una cosa allucinante. Anche sul giornale della zona 9, dove abito io, c'è un gran fermento, perché atterrerà all'aeroporto, quello sapete che c'è vicino a Brescia. Noi non vogliamo fare brutta figura. Stiamo costruendo i bagni, stiamo adattando, e in più adesso apposta anche per Sua Santità pensavamo di costruire, adesso è realizzabile, abbiamo la forza lavoro, di realizzare anche il bagno appunto all'ultimo piano, per far sì che appunto Sua Santità possa, insomma, quando anche lui deve andare al bagno, comunque può godere della vista dei suoi credenti e i suoi figli che siamo noi. Se Sua Santità ha deciso di onorare Macao della sua presenza, e anche, io credo, perché ha deciso di riaffermare l'unicità del suo Dio. Stiamo giusto appunto facendo questa specie di installazione appunto per il Papa che arriva, per fargli capire meglio cos'è Macao e a cosa serve. Presenza, abbiamo deciso di mettergli un bel crocifisso particolare per accoglierlo per bene. Adesso stiamo lavorando sulla portantina, vorremmo portare poi il Papa a fare un giro fino al trentesimo, non essendoci ascensore dobbiamo costruire un camminamento. Sì, probabilmente sarà tutta una questione di scivoli e rulli per far salire appunto Sua Santità fino al trentesimo e dal trentesimo piano benedire tutta la torre. Grandissimo onore avere qua Sua Santità, e io e il mio collega stiamo preparando il baldacchino papale, speriamo insomma che Papa Benedetto apprezzi il nostro lavoro, e siamo impazienti di vederlo, lo ospitiamo a braccia aperte, siamo contenti. Noi siamo delle Uppers. Giochiamo con gli hula hoop, che sappiamo che al Papa piacciono tantissimo. E vorrebbe fare anche un corso. Esatto. E soprattutto questo è il suo colore preferito. Esatto. Quindi avremo tutti i cerchi fucsia. Assolutamente. E forse anche la tunica. Sì, insomma, saremo molto decorose. Assolutamente. Ci stiamo impegnando molto. Sì, è da 3 ore che ci stiamo allenando duramente sotto il sole. Realmente. Sarà anche la canzone del cerchio. Sì. Cioè, il ritornello fa così: noi siamo un cerchio della vita che non ha fine e non ha inizio. Fa così. È stata una notizia veramente favolosa. Stiamo organizzando innanzitutto delle squadre in maniera tale da poter avere diversi punti di vista, dal basso, qualcuno sicuramente dall'alto e dei primi piani. L'unico problema sarà che con il suo vestito bianco c'è il rischio che il Papa possa venire bruciato, quindi dobbiamo cercare delle soluzioni affinché magari si possa convincere a mettere qualcosa addosso che non possa venire bruciato dal flash, perlomeno. È troppo simile al colore della tunica del Papa. Troppo simile? Sì, non va bene. No, dovrebbe essere più scuro. Sì, assolutamente più scuro. No, più scuro, perché poi fa pandan e so che a lui dà fastidio. No, i fiorini bianchi li abbiamo tagliati, perché non va bene. Ah, il bianco non va bene da nessuna parte. Siamo rimboccati le maniche tutti per l'arrivo del Papa, perché è per noi veramente una cosa molto, siamo compiaciuti di questa cosa e abbiamo preso tutto quello che siamo riusciti a trovare, tipo piantine, stiamo cercando di piantare delle erbette, dei lattughini, del prezzemolo, perché sappiamo che il Papa è molto, gradisce molto. Stiamo costruendo a mano delle sedute per i milioni di Papa Boys che verranno a trovarci, stiamo pitturando e stiamo organizzando anche ovviamente la parte praticello per creare, organizzare dei picnic, portare del cibo, magari qualcuno di noi da casa porta del cibo, delle bevande. Perché l'arrivo del Santo Padre, come facciamo l'arrivo del Santo Padre? Non potremmo mai deluderlo. Arriveranno 2 camion pieni di ghiaia e faremo delle colazioni al sacco per fare sentire tutti a proprio agio. E speriamo in uno spazio per le tende, ma ancora ne stiamo discutendo. L'albero è per l'ombra del Santo Padre, siccome è una persona anche di una certa età, vorremmo
che quando ci raccogliamo tutti insieme farlo stare un po' a suo agio e non sotto il sole come oggi. Appunto il Comune di Milano ci ha dato a disposizione una serie di volanti e uomini delle forze dell'ordine per aiutarci a questo, perché l'unico modo per uscire da questa crisi è stare uniti. Nemici e amici si collegano per un bene comune. Tutto grazie al Papa.